Io sono Giulia e questa è la mia casa, Alba. Dopo aver vissuto 4 anni a Copenaghen, ho deciso di cambiare vita e di trasferirmi su una barca a vela. Ho navigato per 500 miglia dalla Spezia fino in Sicilia e ora sto esplorando il paradiso di quest'isola mentre lavoro da remoto. Iscrivetevi al canale e benvenuti a bordo. Buongiorno amici, bentornati su Giugissima. Oggi vi porto con me in un weekend d'inverno in barca. Inverno si fa per dire perché il tempo è bellissimo e la temperatura è alta. In Sicilia il sole mi sta quasi accecando e per questo motivo sarà un weekend molto dinamico. Oggi si esce rigorosamente in barca perché dovrebbe esserci un pochino di vento più al largo. Qui non ce n'è assolutamente in questo momento, quindi è facilissimo uscire e fare le manovre. E poi quando ci allontaniamo un pochino dalla costa possiamo finalmente andare un po' a vela, o almeno lo spero. E poi domani proverò a scalare il vulcano attivo più alto d'Europa, che è il nostro amico lassù, l'Etna. Ma adesso muoviamoci, non perdiamo tempo e usciamo in barca. È bellissimo, siamo usciti dal porto e non appena è stato possibile, non appena abbiamo superato l'imboccatura del porto, abbiamo tirato sulla randa e aperto il fiocco. Era da un paio di mesi che non uscivamo in barca perché siamo stati, no, non un paio di mesi, forse un mese e mezzo, sì, perché siamo stati a Copenaghen e poi in Piemonte. E oggi finalmente siamo usciti, è sabato e abbiamo avuto un po' di difficoltà a tirare sulla randa. Questa randa è parecchio pesante essendo tutta steccata, poi ci sono un paio di circuiti che devono essere rivisti. Avevamo già rifatto il circuito delle Borose tempo fa quando stavamo trasferendo la barca verso la Sicilia, ma ci sono ancora un paio di cose che dobbiamo sistemare. Comunque tutto bene, abbiamo subito spento il motore e adesso stiamo navigando a vela tra i 4 e i 5 nodi. Arriviamo a 5 nodi e mezzo, 6 quando ci sono le raffiche. Il mare è molto calmo, c'è un bel sole, ci sono credo 15 gradi ed è gennaio, è una cosa incredibile. Questo è l'inverno siciliano, veramente lo adoro. E poi che bello che una giornata così meravigliosa sia di sabato, è fantastico, quando non devo lavorare. Sono molto felice e spero di riuscire a regalarvi le stesse emozioni che sto provando io, di regalarvi un po' di viste sul mare, sul cielo e sulle onde. Devotion that brings me down. That without my love for the ocean, I will be no one. No Lo ripeto ancora una volta, è una giornata meravigliosa e abbiamo appena finito di mangiare fuori, abbiamo finito di sistemare un po' la barca e adesso vogliamo andare ad esplorare un posto nuovo. Mentre navigavamo stamattina abbiamo visto che c'è una scogliera alla fine della passeggiata dal porto verso Catania, c'è una scogliera che sembra molto invitante, sembra molto bella e quindi cerchiamo di guidare fino dove possibile, poi fare una bella camminata sulla scogliera oppure sulla spiaggia e andare a vedere questo posto, che posto è. Quindi passiamo dall'avventura in mare all'avventura a terra. Thank you.
c'è Torre Archirafi, che è un vecchio villaggio di pescatori. Mi devo informare un po' di più sulla storia di questo luogo, così ve ne posso parlare, perché è un posto bellissimo. Ci si arriva a piedi dal porto, c'è una camminata non troppo lunga, sul lungomare, scusate per i miei capelli, e noi ci siamo venuti in macchina questa volta. Il vento è aumentato molto rispetto a stamattina, il mare è anche molto più mosso. Sarebbe stato divertente essere fuori per fare un po' di vela in più, però vabbè, adesso siamo qui, va bene lo stesso. Siamo andati a fare la spesa e poi siamo tornati a casa, cioè in barca, e ci siamo seduti fuori a guardare il tramonto. È molto bello, è una giornata molto calda, quindi si stava veramente bene fuori. E poi abbiamo iniziato a preparare da mangiare, e stasera è una serata un po' messicana, e sul menù ci saranno, invece del pulpo alla plancia, ci saranno i moscardini sulla piastra. E poi guacamole, e va bene, melanzane grigliate, che non so se abbiano qualcosa di messicano, non credo, molto siciliano in realtà. E poi una bottiglia di vino e ci godiamo la serata. Oggi è il grande giorno in cui finalmente proverò a scalare il vulcano più alto d'Europa. Scalare è una parola grossa, ma seguirò un percorso di trekking, presumo in gran parte sulla neve, sul versante sud dell'Etna, fino quasi ai crateri. È da un bel po' che non faccio trekking, quindi non so cosa aspettarmi. Qui dietro c'è il punto di partenza della camminata o del percorso di trekking. Andiamo! Questo è uno dei primi punti panoramici di questa camminata. È incredibile perché c'è la sabbia, la roccia nera del vulcano, c'è la foresta verde, poi c'è la neve e lì c'è il mare e il cielo è super azzurro. Cioè è uno spettacolo della natura questo posto, si può vedere così tanta diversità, è emozionante. Vi consiglio veramente di venire qui, e adesso andiamo avanti e vediamo cosa ci aspetta per il resto della camminata. La vista quassù è indescrivibile, meravigliosa. Rendiamoci conto che quello lì è il vulcano, è attivo, ogni tanto si sentono dei boati, cioè è incredibile. Il paesaggio è bellissimo, un bellissimo paesaggio di montagna, ma pensare che
qua sotto è tutta roccia vulcanica, questo è tutto il prodotto di questo vulcano, e lì c'è il mare. Io sono senza parole. L'ultimo pezzettino. Quasi in cima, cioè non al vulcano perché non entriamo nel cratere, ovviamente, ma sono in cima nel punto più alto di questa camminata, di questo trekking. E adesso c'è questo pezzo che non è troppo ripido, però comunque stancante perché è molto lungo, e poi ci sono tutte queste piante, le uniche piante che possono crescere quassù, molto spinose, quindi bisogna fare attenzione a insomma non toccarle, perché queste spine si infilano dappertutto. Però va bene, è fantastico, poi non c'è vento, quindi la temperatura fa parecchio caldo, e poi il fatto che non ci sia vento aiuta molto anche per la stabilità. Eravamo arrivati lì sopra, ma poi siamo tornati indietro perché era un po' difficile salire, era molto roccioso, abbiamo perso un po' il sentiero. Quindi siamo scesi e c'è quest'altro sentiero che sembra un po' più agevole e insomma meno pericoloso, quindi andiamo di qua. In cima, o almeno nel punto più alto che mi sento di raggiungere, c'è il vulcano proprio lì. Tutto questo è il vulcano, però il cratere fumante proprio lì. La giornata oggi è proprio perfetta per questo tipo di avventura, perché non c'è vento, come ho detto prima. E sì, fa freddo, ma non fa freddissimo, il sole comunque è caldo. È veramente un'avventura che ricorderò, e voglio fare questo percorso ancora, perché secondo me con il passare del tempo, con il cambiare delle stagioni, delle condizioni climatiche, cambia veramente l'esperienza, e questo è quello che mi piace di questo tipo di slow traveling, quindi viaggiare lentamente, dove si va in un posto e poi lo si esplora, riesplora, riesplora in condizioni diverse, in situazioni diverse. Spero di essere riuscita a darvi l'idea di che tipo di posto, che posto magico è questo.
Questo weekend è stato bellissimo, pieno di bei momenti. In realtà ci sono stati anche dei momenti meno entusiasmanti, tipo ore passate a cercare di caricare un video su YouTube perché non riuscivo a far funzionare, cioè c'è stato un problema, oppure questioni burocratiche per quanto riguarda la barca, telefonate e attese, perché in realtà ce ne dovremo occupare la prossima settimana. E venerdì in realtà ho lavorato fino a tardi ad un contratto, quindi non mi sono per niente voluta la serata. Quindi vabbè, ci sono sempre queste cose qui, però proprio perché la vita è costellata di queste piccole difficoltà, in realtà i momenti belli assumono un sapore ancora più intenso. Però in generale è stato un bellissimo weekend, tra l'uscita in barca di ieri e il trekking sull'Etna, in generale un po' di relax. Fatemi sapere nei commenti se voi siete mai stati in Sicilia, se siete mai stati a fare trekking sull'Etna, oppure se vi piacerebbe andarci, e sono molto interessata a sapere se siete nel team mare, quindi uscita in barca a vela, o team montagna, trekking sull'Etna. Io vi auguro una buona domenica, una buona settimana. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.